desidero, lo voglio avere qui, tu con me, una nostra famiglia! Ma questa è la grande occasione della mia vita! Dopo la folatissima prima allo Showville di Bari, sta riscuotendo un grande successo il film A un passo dal sogno, girato in Italia, distribuito prima all'estero e ora, grazie alla Gruppo Orizzonti, in programmazione nelle sale cinematografiche italiane. Vedere a una prima 1050 persone che attendono di entrare alla prima del tuo film è una soddisfazione immensa. Ad oggi posso dire che sono veramente felicissimo di questo risultato, oltre che nell'aver sentito tanti commenti strepitosi che mi hanno riempito il cuore, non solo sulla trama del film, sulla fotografia, sugli attori, ma la cosa che mi ha riempito il cuore è che hanno notato quello che Francesco Cipponi voleva trasmettere. Al termine tutti d'accordo, il film ha emozionato e conquistato il pubblico. Bellissimo, le scene sono tutte molto suggestive, i posti della Puglia sono tutti bellissimi, romantici, ci siamo anche un po' rispecchiati perché sono i luoghi che noi frequentiamo di solito. La storia la conoscevamo così, un po' di sfuggita, però grazie a questo film abbiamo potuto conoscerla più, diciamo, dal profondo, dal cuore. Beh, emozioni abbastanza intense, perché ancora una volta mi ha portato a credere che in effetti i sogni si possono realizzare, l'importante è metterci il cuore, come appunto poi ha ribadito il vero protagonista, cioè il personaggio a cui si è ispirata questa storia. Era caporal maggiore, siamo stati insieme. Sono emozionato, è veramente una bellissima serata e sono contento per Francesco. Promozione per la nostra regione, speriamo che ne facciano degli altri, a parte che il protagonista è un nostro concittadino, quindi mi fa molto piacere. Sono emozionata ancora, adesso. Comunque è una storia molto bella, mi ha lasciata, cioè mi ha fatto anche un po' ridere a un certo punto, è stato anche divertente. Sul palco anche i produttori John Credico e Andrew Paulillo, alla loro prima esperienza cinematografica, ma che stanno già pensando ad una nuova storia. È stata la nostra prima esperienza, il primo film che ho mai fatto, e abbiamo cominciato seduti con Francesco a parlare di quest'idea, e poi da lì abbiamo lavorato insieme per un paio di anni. Certo, questa è stata un'esperienza unica, forse irrepetibile, forse. Comunque mi è stato chiesto perché voi vi siete dati alla produzione, avendo pure un'esperienza, diciamo, alle spalle che è di tutt'altro genere, e voi sapete cosa voglio dire. Ma diciamo che tutto è partito da, e non voglio stare a ripetere le stesse cose, da un giovane che ama raggiungere un obiettivo particolare. Non voglio scuse, non ce la fate. Grazie, Dante, avanti un altro.